Secondo posto per Diego Papoccia, runner team Colleferro. Eccoci. 40 minuti per team Colleferro, 41 minuti e 2 secondi. Quinto posto per Abdelkader Rahmani, atletica Monticellana. Sesto posto, siamo live. Pasquale Lutigliano, ragazzi, è finita anche questa fatica. 41 minuti, siamo arrivati al traguardo, una gara emozionante, bellissima, e come d'altronde la nostra bel capoluogo di provincia. Quindi ragazzi, vi partecipate, vi divertitevi, ci vediamo 2018. Era un ringraziamento speciale a Luis e al comune di Latina che ha permesso tutto questo. Bacione, sto morivo da bene. Allora, i primi all'arrivo sono Marco Ludovici, runner team Colleferro. Secondo posto Diego Papoccia, anche lui runner team Colleferro. Terzo posto per Marco Romano, runner team Colleferro, anche lui. Quarto posto El Fadil Soufiane, runner team Colleferro, quindi c'è un dominio di Colleferro. Quinto posto Abdelkader Rahmani, atletica Monticellana. Sesto posto Pasquale Rutigliano, Olimpia Euro. Marco Ludovici, runner team Colleferro, ha vinto con il tempo di 40 minuti e 12 secondi. Intanto si proseguono con gli arrivi. Continuano ad arrivare gli atleti all'arrivo. Vedo Sergio Contenta, Rocca Gurga e poi Mirko Montin, Inside, Rocca Gurga. Ecco Salvatore Molinari dell'Atletica Setina. Di città, Salvatore, ecco qui, siamo arrivato. Salvatore Molinari, Atletica Setina. Come è andato il tuo percorso? È dura, però un bellissimo percorso. Giornata caldissima oggi, ma non molliamo. Vai, ancora arrivi, Lazio. Anche Giovanni Salvucci, podistica Avis. Società Sportiva Lazio, Atletica Leggera, Filippo Ficorella, una delle maglie sempre più belle da vedere. Ancora all'arrivo, Atletica Setina. Attenzione. Ma dai, che cos'è? Batti le mani. Ancora all'arrivo. Mantovani all'arrivo. Alla grande di Città Latina, 34esima edizione. Io non lo sapevo che facevano così. È la mia donna? No. È Flamini, non è donna. C'ha solo i capelli lunghi. Allora, abbiamo qui una bambina che ha partecipato a lungo percorso, siamo in diretta streaming con Vivi Città Nazionali. Che ci dici? Un saluto a tutti gli altri bambini che hanno fatto Vivi Città. Saluta. Ciao. Come ti sei trovata? Entusiasmo. Bene. Bene, ti è piaciuta? Sì. Torni l'anno prossimo? Può darsi. Benissimo. ecco un arrivo particolare con i pattini. Seguono gli arrivi da Priverno, finito? 17 a 20. Ah, è 20. Giovannini, nuova podistica, Running Club. Vediamo se siamo fortunati nella diretta con l'arrivo della prima donna. Maurizio! Per Luigi Russo. Vitti Maurizio. Paiola Francesco. Vai. Vai. Andrea Romano. Arrivo la prima donna, forse siamo fortunati, 30 secondi per la prima donna. Nastro. Dai Francia, allunga sei dietro, corri, perfetto. Laura, siamo in diretta streaming di Vivi Città Nazionale.
Finita. Complimenti. Come è andata? Tutto bene? Sole, caldo, fatica, ma benissimo per la mia città. Forza Latina, okay. Città. Finita. Siamo in diretta da Roma, dalla sede nazionale dell'UISP, sostituiamo la diretta da Lecce che per motivi tecnici non è riuscita a partire. Abbiamo sempre Massimo Tossini, responsabile della gara, che ci aggiorna un po' sull'andamento delle corse dalle varie città. Beh, cominciano, diciamo, la nostra lunga giornata è iniziata, cominciano ad arrivare i primi risultati, tutti i nostri colleghi sparsi nella sede continuano a raccogliere dati dalle diverse città. I dati di partecipazione sembrano buoni, come dicevamo stamattina, favoriti anche dal bel tempo. Andremo avanti, penso fino a mezzogiorno, l'una, per raccogliendo appunto dati, per avere già una prima classifica ufficiosa prima dell'ora di pranzo. Okay. Il prossimo collegamento sarà con Arezzo, quindi tra pochissimi minuti ci collegheremo da Arezzo, poi Matera, Bra, Cagliari, Pesaro, Ragusa e chiuderemo di nuovo qui dalla sede dell'UISP nazionale per fare il punto e il bilancio della manifestazione. Quindi noi da qui chiudiamo e passiamo la linea per il prossimo collegamento ad Arezzo. Siamo qui col presidente Gino Cioffini, presidente dell'UISP di Arezzo. Gino, com'è nata questa città? Beh, direi un'ottima mattinata di sport e di partecipazione. Siamo soddisfatti di questa 34esima edizione. Abbiamo avuto una partecipazione sui 130-140 atleti per la corsa competitiva e una 60-70 persone per quella non competitiva. Qualche concomitanza con altre gare magari ha limitato un po' una partecipazione che poteva essere ulteriore, però insomma la soddisfazione c'è. È stata una bella edizione e tutte le tematiche che abbiamo fatto accompagnare alla nostra corsa sono state realizzate, compresa quella della raccolta di qualche fondo per il nostro progetto nazionale sui campi profughi del Libano e per la costruzione di impianti sportivi. Abbiamo realizzato una manifestazione come diciamo ecocompatibile, utilizzando acqua di rete, utilizzando materiali biodegradabili, insomma lasciamo l'ambiente come l'abbiamo trovato. Poi abbiamo una partnership che dura da tempo con Coldiretti, che ha partecipato con noi e ha assicurato il ristoro ai nostri atleti a fine corsa. La campagna di Coldiretti, campagna amica, ci accompagna in una serie di manifestazioni e così realizziamo anche il binomio sana alimentazione, esercizio fisico e sport e il benessere che ne ricava. Abbiamo qui un altro che indossa la maglietta di Vivi Città, io non ce l'ho fatta di indossarla, ma lui la indossa e è un nostro collaboratore, ha dato una mano importante alla realizzazione di questa manifestazione stamattina. Giovanni Ezechielli, ti vuoi dire qualcosa anche te? Sei soddisfatto di questa nostra mattinata? Lui tra l'altro è il presidente di UISP Solidarietà e quindi è solidale con noi, no, in questa manifestazione. È una bellissima giornata di sole ed è lodevole vedere l'impegno che mettono tanti atleti in queste competizioni. È bello vedere anche tutti quelli che fanno la non competitiva, che sono tanti e che seguono sempre le nostre avvenimenti. Abbiamo anche un atleta. Sì, atleta. Atleta, cioè, fa per sport, per partecipare, per divertirsi, mantenersi in forma, un'occasione anche per fare un po' di beneficenza, come ha detto il presidente della WISP. Niente, è stata una bella giornata, divertente, il tempo aiuta, quando si corre così si corre meglio. Come è stato il percorso? Percorso bello perché è bella la nostra città, offre degli spunti molto particolari e molto vari da vedere. Bello per tutti. Grazie. Vai. Abbiamo anche un corridore eccellente che ha partecipato stamani alla nostra corsa, Marco Donati, è un parlamentare
del PD e della nostra zona, e quindi ci ha fatto particolarmente piacere la sua presenza, un'amicizia la nostra che dura da tempo, un'amicizia non tanto personale ma con la WISP che dura da tanto tempo, e vorrei che tu ci dicessi quali sono state le tue impressioni della tua come dire, volontà di partecipare alla nostra manifestazione. La volontà è quella di ringraziarvi per l'impegno da anni mettete animando la città con queste splendide manifestazioni che ricordiamo sono nate anche con significati molto profondi. Oggi si corre in tantissime città, si corre in alcuni istituti penitenziari, il segnale che manda la WISP di partecipazione, di voglia di sport, di salute, di ambiente, di vivibilità delle nostre città è un segnale importantissimo. Quindi grazie per questa occasione che state dando a tutti noi, che avete dato a tanti sportivi, ma anche col significato profondo di un'associazione che davvero cerca di estendere lo sport, la partecipazione a tutti i cittadini. Quindi grazie di cuore per tutto quello che fate. Grazie a te Marco per queste parole. Eh sì, noi cerchiamo di realizzare tutto quello che hai detto. Credo che con manifestazioni come quella di stamattina diamo un bel segnale e cerchiamo di farlo, di metterlo in pratica. Nello sfondo vedete, ormai siamo a fine corsa, abbiamo terminato la corsa competitiva, anche quella, la passeggiata ludico-motoria si è conclusa. Ora procederemo alle premiazioni degli atleti, sono premiazioni simboliche, ma insomma a volte anche questo dà il segnale di quello che siamo riusciti a fare. Grazie Presidente, da Arezzo è tutto, a voi la linea. Allora, buongiorno da Matera. Sono le 11.30 e si è appena conclusa la 34esima edizione. È appena giunto ai nostri microfoni il presidente del comitato territoriale, Francesco Ciccio Greco. Ciao, buongiorno. Bene Francesco, allora un successone, no? Un grande successo, grande rete funzionante, e possiamo solo allargarla e migliorarla. Grandi numeri, grande, bella partecipazione per Racism, che adesso sta svolgendo la premiazione, bella per la parte atletica e tutto, ovviamente divertimento per tutti gli altri. Cos'è questo Race Against Racism? Ovviamente, come dice la parola in italiano, tradotto sarebbe corsa contro il razzismo. Praticamente è una forma di integrazione che fa parte del progetto Sport Antenne che la WISP sta portando avanti, e Matera è stata in questa situazione. Praticamente abbiamo creato delle squadre miste tra italiani e immigrati, sono 8 squadre che hanno partecipato in maniera compatta come squadra a questa corsa, e quindi adesso stiamo facendo una premiazione per tutti. Una premiazione che adesso possiamo mostrare in diretta. C'è il coordinatore del Comitato Territoriale di Matera per quanto concerne il progetto Sport Fami Sport Antenne, Giuseppe De Ruggeri, insieme a... Ok, rieccoci di nuovo connessi, purtroppo con questa situazione, con tanta gente, molte volte viene a mancare il segnale. Comunque dalle immagini potete vedere questa premiazione di questa corsa che ha coinvolto quindi 48 persone, ricordo la Race Against Racism, provenienti da diversi paesi africani, dalla città di Matera, ma anche da paesi europei, dall'Olanda, dalla Slovacchia, dalla Turchia e dalla Spagna. Potete vedere qui un pubblico numeroso che sta assistendo alla premiazione. Ricordiamo che al Vivi Città di quest'anno, almeno per quanto concerne la corsa di Matera, hanno partecipato ben 1000 atleti, 800 per quanto concerne la gara agonistica, 200 per quanto concerne la passeggiata ludico-motoria. Vi sto mostrando qualche altra immagine anche relativa alla gente, alla piazza. Ormai la piazza è solo piena di gente che cammina o va in bici perché la manifestazione si è conclusa. Presidente, vuole aggiungere qualcos'altro? Niente, semplice. È una giornata comunque molto bella, con estrema difficoltà comunque per il discorso turisti, ma Matera la conosciamo ormai, è la capitale del turismo anche del sud Italia, quindi grande affluenza di turisti, molta educazione da parte anche dei pedoni che non hanno partecipato alla gara, che hanno compreso, si sono anche fatti da parte per far passare i corridori, quindi grande educazione.
Perfetto, allora con una ulteriore inquadratura del palco con bandiere WISP e tanta gente festante, io giro la linea al mio collega. Buona giornata da Matera e buon fine vivicità a tutti. Buongiorno a tutti, e qui dalla WISP Vivicittà Lecce nella bellissima marina di San Cataldo. Le premiazioni in corso di questa stupenda gara. Grazie. Tanta gente. Grazie, grazie Donato. Bellissimo mare. Puro divertimento. In corso adesso le premiazioni. Mare stupendo, sole, Salento, vivi città Lecce, Marina di San Cataldo. E ancora premiazioni, sono ancora premiazioni, lo staff. Vediamo. Allora, con questa premiazione la manifestazione volge a termine e chiude la 34esima edizione della Vivicittà qui a San Cataldo. Speriamo che sia ovviamente la prima di una serie di tante edizioni qui a San Cataldo. Buona domenica dalle Palme, soprattutto buona Pasqua per domenica prossima e ci vediamo alla prima prova del Salento Tour ad Arnesano il prossimo 23 aprile. Grazie agli amici della WISP, quindi a Vincenzo Leali, a Gianfranco, la signora che non ricordo il nome, Valeria, e buona domenica a tutti, ciao e alla prossima. Ciao a tutti e a tutti gli amici di Facebook, ciao! Amici WISP di tutta Italia, buongiorno anche e benvenuti da Bra per la 32esima edizione di Vivi Città. Quelle che vedete sono le immagini di Piazza Caduti per la Libertà, la sede del municipio qui davanti a voi, dove è stata la partenza e anche l'arrivo della Vivi Città di quest'anno. Qui organizziamo come ogni anno ormai una corsa non competitiva su un percorso di 8 km e una camminata aperta a tutti sempre sullo stesso percorso per le colline braidesi. In questo momento gli atleti e i corridori della camminata stanno arrivando così alla spicciolata in piazza e stanno per cominciare invece le simboliche premiazioni della corsa non competitiva, che anche quest'anno ha tratto tantissimi atleti in una giornata splendida per la corsa. 20 gradi la temperatura, condizioni perfette e più di 4.000 i pettorali venduti tra quelli per la camminata e quelli per la corsa non competitiva. Il primo arrivato, Lorenzo Perlo, ha percorso il tragitto in 26 minuti e 30 secondi. Adesso ci avviciniamo un po' verso la folla che è arrivata qui in piazza e che adesso si sta avvicinando per quello che è il pasta party che ci accompagnerà poi per il prossimo proseguo della gara. Adesso stiamo andando verso il palco delle premiazioni e sentiremo un attimo Mariella Marengo, vicepresidente del comitato, mentre chi vi parla Cristian Damasco, il presidente del comitato di Bra. Mariella, sei in diretta. Sì, passiamo adesso con le premiazioni. Però saluta un attimo tutti quanti in tutta Italia. Saluta tutti! Sì, ciao! Ciao, adesso facciamo le premiazioni con Bruna che è qua, Guardala qua! Abbiamo anche il sindaco di Bra, Bruna Sibille, eccola! Pronti per le premiazioni? C'è anche Luigi con la palma dell'ulivo, segno di pace in questa giornata della Domenica delle Palme. E adesso andiamo anche a cercare l'assessore allo sport Massimo Borrelli. Mentre adesso vediamo questo che è il palco dove tra pochi minuti comincerà il pasta party che verrà tutti 4.000 partecipanti ricevere il loro pasto per riuscire a
recuperare anche dagli sforzi e dalle energie che hanno consumato durante questa mattinata. Come dicevo prima, la mattinata è stata splendida, sta proseguendo ancora in questo momento con gli arrivi che si susseguono e come ogni anno stiamo migliorando con quello che è il numero di iscritti e con le partecipazioni. Come sentite, Mariella sta cominciando a con le premiazioni della corsa. Se ci fosse anche Borrelli, vi porto anche un attimo a salutare i nostri amici di Radio Alba. Siamo in diretta nazionale con la WISP nazionale, loro sono in diretta invece su Radio Alba in questo momento, sono dei burloni ma ci accompagnano già da diversi anni qui per la nostra manifestazione. Grazie ragazzi, e andiamo ancora a cercare se riusciamo a inquadrare alcuni degli arrivi degli atleti della camminata che sono qui in arrivo. Vi lascio con le immagini della premiazione che sta per cominciare ad arrivare grazie al nostro sindaco, e vi lascio ancora una panoramica della piazza Caduti per la Libertà, che qui da Bra ha ospitato la partenza e l'arrivo della 32esima Vivi Città, che da diversi anni qui a Bra è abbinata a una camminata non competitiva denominata Super Strabra, che da oltre 30 anni, da 32 anni accompagna i braidesi che si riversano letteralmente in strada ogni anno. Buona domenica e buona Vivi Città a tutti. Buongiorno da Cagliari, stiamo trasmettendo dal meraviglioso Borgo Sant'Elia zona stadio. Il tempo in mite è leggermente uggioso, ma questo non ha scoraggiato le persone che sono accorse numerose. Contiamo circa 310 atleti per la competitiva, vinta da Jure Salimi, mentre la non competitiva ha visto come primo arrivato Michele Mureno. Si presenta una bellissima giornata, con una bellissima area di solidarietà all'insegna dello sport. Non si poteva desiderare di più. Tra pochissimo si procederà con le premiazioni. Intanto ho il piacere di intervistare il presidente WISP Cagliari, Pietro Casu. Presidente, qualche idea sulla manifestazione, su impressioni, quali sono? Niente, innanzitutto saluto tutti gli amici di WISP nazionale, di tutte le città che hanno partecipato assieme a noi di Cagliari al Vivi Città 2017. Ha vinto Vivi Città, hanno vinto tutti quelli che hanno partecipato, è la mia gioia più grande assieme a tutti voi sicuramente, ha vinto chiunque abbia partecipato. Io voglio ringraziare soprattutto uno per uno i partecipanti che qui a Cagliari hanno contribuito a regalare un pezzo di quel progetto 2017 che ci siamo prefissati tutti quanti. Voglio ringraziare gli amici di Viana, Maranhão, Brasile, che assieme a noi 30 bambini hanno gioito con un gemellaggio con Cagliari e i bambini della Siria. Voglio ringraziare i ragazzi reclusi dell'Istituto Penale Minorile che il 14 correranno nuovamente insieme a noi. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno permesso, volontari e organizzatori, a rendere più bella la missione del Vivi Città. Tanti saluti da Cagliari, vi abbraccio tutti quanti, idealmente da parte di tutti i 500 e rotti partecipanti che hanno partecipato qui al Vivi Città di Cagliari. Ciao a tutti. Grazie mille. Le classifiche per...
che arrivo al traguardo e adesso l'arrivo di Erika Zini. Raccomandiamo a tutti gli atleti che hanno partecipato di controllare se hanno consegnato il loro chip pizzato sul pettorale di gara. Dalla Codiretti, coordinato con la WISP, comitato provinciale di Cagliari, allieterà tutti gli atleti da qui alle premiazioni che avverranno tra pochissimo. Maria Francesca Addis al traguardo e ancora altri due arrivi. Applauso per Carla Catteo e Annarella Serafini. Riprendiamo il collegamento da Roma, dalla sede del WISP nazionale, perché da Pesaro abbiamo qualche problema di connessione. Qui con noi adesso c'è Federica Pasquali, giornalista della Gazzetta dello Sport, che ci aggiorna un po' sull'andamento della gara. Sì, è stata veramente emozionante seguirla con questa diretta Facebook, perché appunto dagli uffici della WISP nazionale abbiamo potuto vedere in diretta, ed è la prima volta che accade, in sostanza quasi tutte le città che si passavano il testimone con decine di migliaia di runner. In particolare già abbiamo dei risultati importanti, abbiamo visto già gli arrivi della gara di Siena, della gara di Palermo, e ci sono veramente già migliaia e migliaia di finisher anche con tempi importanti. È ovviamente un sistema anche questo di poter vedere 42 città insieme su un monitor, vedere tutto questo colore, tutta questa solidarietà e tutta questa carica di energia di questi runner che corrono per lanciare questo messaggio solidale. Questa è il vivicità della WISP, da sempre fa questo, e devo dire che è stata anche emozionante vedere questa partenza da Pozzallo, questo luogo simbolico dove appunto arrivano un po' tutti gli sbarchi, vedere le autorità da Pozzallo, vedere queste persone impegnate nel sociale, perché comunque dalle immagini che abbiamo visto finora, come da tradizione vivicità non è solo una corsa, abbiamo visto tanto gioco, tanto divertimento, abbiamo visto veramente persone di ogni colore, di ogni nazione che si sono unite in un grande abbraccio durante questa corsa e lungo le strade di tante città. Vero che la Domenica delle Palme un po' ha influito su questo, ma veramente la partecipazione è stata enorme. Allora, proviamo a rilanciare il collegamento da Pesaro e chiudiamo la diretta da Roma per adesso. Ciao a tutti, come tutti i marchigiani abbiamo fatto un po' di caos, però ci risiamo. Credevamo di esserci anche prima. Ciao da Urbino, siamo in Piazza della Repubblica, è appena terminata da poco Vivi Città. Siamo qui con la campionessa nazionale di maratona, si chiama Martina Pacciani, vi ci faccio subito parlare. Ciao a tutti, sicuramente la seconda volta l'intervista andrà meglio rispetto a quella di prima. E niente, eccoci insomma, e per fortuna oggi la gara è andata benissimo, sono riuscita a vincere in una splendida giornata di sole, in un contorno eccezionale, perché spero che tutti conoscono Urbino e le potenzialità e le bellezze di questa città. Sicuramente non c'è un metro di pianura, quindi questa, diciamo, non è la gara per le mie caratteristiche, perché io sono una di quelle da cavallo, dritta, pianura e senza guardare attorno, ma oggi veramente c'era da guardarsi attorno e da vedere insomma tutte le bellezze della città e assaporare un po' anche proprio la giornata e viversi questo momento. Sicuramente chi può parlare meglio di me è il detentore delle ultime 8 vittorie della gara, che è Luca Benini, che è qui al mio fianco, faccio anche da presentatrice. Allora, una cosa la dico io senza fare troppo casino, e anche il suo compagno, lei non lo dice mai, io lo dico sempre. Luca, vai. Ciao a tutti, ciao, questa sì, è l'ottava vittoria, la settima di fila. Mi piace sempre tornare a Urbino perché è una città splendida, oltre al panorama, se c'è il sole è favoloso guardarsi attorno, veramente ci sono pendenze e salite che fanno per me, a differenza di Martina io sono tutto il contrario, vado forte in queste gare qui e quindi mi diverto e fa sempre un piacere venire a Urbino. Sì, sì, Luca, glielo dicevo, ha tagliato il traguardo facendo l'inchino, sembrava appena uscito dall'ufficio, non era nemmeno sudato, meraviglioso. Grazie mille ragazzi. Grazie. E due grandi campioni vanno, una piccola campionessa arriva, piccola di statura, eccola qua, sali sulla sedia amica mia, e il nome, faccio una fatica tutte le volte, si chiama Damani Alana, ho pronunciato bene? Alam. Ecco, Alam, lo sapevo. Damani, sei in diretta nazionale, ci sta guardando tutta Italia.
Sono tutti tuoi. Ciao, io mi chiamo Alam, ho 11 anni. Aiuto io. E questa mattina abbiamo fatto una corsa per i bambini, vero? E sei arrivata? Prima. Wow! E poi Alam, è una cosa importante da dire, perché Vivicittà unisce anche i popoli. Tu sei nato in Italia, giusto? Sì, ma sono di Marocco. Ah, sei di Marocco. Allora, facciamo un saluto a tutti gli amici che vengono dal Marocco e anche a tutti quelli che vengono dall'Italia. Ok, lo facciamo insieme? 1, 2, 3? Ciao! Ciao! Grazie, Alam. Fantastica. E via, il braccio sporco, ve li presento tutti della WISP, quelli che fanno il lavoro duro, Lorenzo Di Paoli e anche del consiglio direttivo di Pesaro Urbino, del quale mi onoro di essere presidente, ed è della Palaferro. La WISP organizza questa manifestazione in collaborazione con loro, in strettissima collaborazione con loro. E come va la fatica? Anche quest'anno ci siamo, terzo anno consecutivo, l'SD Palaferro c'è, questa bella manifestazione che porta tanta gente, tanti ragazzi, e sono molto stanco, ringrazio tutti, grazie. Andiamo Lorenzo a riposarsi, il riposo dei guerrieri, degli eroi, più che meritato. E adesso vi faccio conoscere anche Maria Assunta Bagnara, la nostra fundraiser del comitato di Pesaro Urbino, che ci ricorda che vivicità è sport e divertimento, ma anche solidarietà. Sì, ricordiamo a tutti che anche questa edizione di Vivicittà è dedicata a Terre des Hommes, un euro dei partecipanti andrà appunto a questa organizzazione. Chi volesse, perché sta costruendo un campo sportivo per bambini al confine tra Libano e Siria. Chiunque fosse interessato a fare del volontariato per Terre des Hommes, qui oggi a Urbino abbiamo il banchetto di Terre des Hommes. Guardate il sito, chiamate la sede di Terre des Hommes. Grazie a tutti, ripasso la parola al presidente Simone Ricciatti. Ciao! Ma io la giro subito ad un'altra parte d'Italia, perché Vivicittà si corre ovunque, quindi grazie mille WISP, grazie mille Nazionale, grazie mille a tutti quelli che stanno guardando. Come si dice, dov'è il coso? A voi studio. Facciamo vedere quante persone nella bellissima piazza di Urbino prima di chiudere. Prego. Ciao a tutti, veramente ciao, grazie. Eccoci tornati in diretta da Roma, dalla sede nazionale dell'WISP, per chiudere questa lunga diretta che da stamattina alle 10 ha raccontato Vivicittà da decine di città in Italia. Abbiamo qui con noi Massimo Tossini e Federico Pasquali con i risultati, e quindi aggiornateci. Sono arrivati i primi dati, stanno arrivando proprio in questi momenti a raffica. Diciamo che da queste prime notizie che abbiamo degli ottimi tempi a Palermo, sia dal punto di vista della partecipazione che dal punto di vista del risultato tecnico, e abbiamo poi un risultato molto molto buono che riguarda la partecipazione, che è quello di Reggio Emilia, dove alla corsa non competitiva hanno partecipato 6.150 atleti. Sì, poi ecco, a Palermo, come diceva Massimo, ci sono questi risultati cronometrici molto importanti, e con Yuri Floriani, l'azzurro delle 3.000 siepi, finalista a Londra, ai Giochi Olimpici di Londra nelle 3.000 siepi, e Yuri Floriani ha fatto poco più di 36, quindi sui 12 chilometri in sostanza ha corso come un orologio a 3 al chilometro, e devo dire che per ora è il risultato di quelli arrivati il più importante, cioè il miglior crono. Oltre ai 6.150 in Reggio Emilia, abbiamo visto che anche a Palermo si sono superati i 3.000 tra le due prove, competitiva e non competitiva, e comunque in tante città ci sono numeri importanti che sfiorano e addirittura in molte superano i 1.000-1.500 partecipanti. Una di queste è ad esempio Civitavecchia, che nella non competitiva ha superato già le 1.000 presenze. Ok, quindi anche la partecipazione, a parte i risultati, possiamo confermare che è stata molto alta, il tempo buono dappertutto? Sì, sì, tempo buono e niente, continuiamo a raccogliere dati e più tardi avremo, diciamo, un dato definitivo. Ecco, un'informazione di servizio: alle 12.30 su Radio 1 Rai e uno dei partner storici, media partner storici di Vivicittà, ascolterete Vincenzo Manco, intervistato da Elena Viola, con i risultati definitivi che arriveranno qui dalla WISP nazionale. Allora, qualche ultima informazione, Massimo Tossini e Federico Pasquali. Intanto stiamo cercando di ripristinare l'ultimo collegamento con
Ragusa. Ecco, la cosa che volevamo chiedervi, secondo quello che abbiamo visto in diretta, questo bel tempo ha favorito sicuramente la partecipazione di tanti, però ecco, in quanto i valori solidarietà, abbiamo visto il collegamento da Pozzallo, quello dal Libano, quanto i valori diciamo di solidarietà sociali si sono sposati con quelli sportivi e hanno segnato questa edizione 2017 di Vivi Città. Massimo Tossini. Ma sicuramente tutti erano ben consci del fatto che un euro di ogni iscrizione andava per un progetto. Questo progetto, come abbiamo già detto, per la costruzione di un campo sportivo a Qasar nel nord del Libano, dove è alto il numero di rifugiati siriani. Pozzallo, la Siria, non ultima ad esempio anche un nostro comitato ha mostrato molta sensibilità in questo senso, che il comitato di Cagliari praticamente ha dedicato il numero uno, il pettorale numero uno a Aylan. Sì, il bambino siriano diventato simbolo, diciamo, dei tanti migranti che attraversano il mare e purtroppo dei tanti migranti che restano nel mare. Beh sì, poi ecco questo slogan, liberi di muoversi, no? È stato importante perché comunque questo, dalle immagini che abbiamo visto in diretta, dalle varie dirette Facebook, è stato un po' questo il segnale in tutte queste città, in tutta Italia. Veramente c'è stato questo senso di muoversi liberamente nelle città, ma muoversi liberamente non solo nelle città fisiche, ma anche insieme a tante persone, quindi un po' questa giornata di integrazione, come poi del resto è tradizione WISP, ha dato veramente un segnale forte in cui l'Italia, possiamo dirlo tranquillamente, oggi è stata veramente unita da Bolzano fino a Pozzallo da un segnale forte, il segnale della corsa, del divertimento, ma soprattutto della stare insieme e della solidarietà. Grazie Federico Pasquali, grazie Massimo Tossini, il segnale della responsabilità, della dignità e del rispetto in queste ore. In Italia e in Europa c'è molto bisogno di questi valori. E chiudiamo, come avevamo detto, lo slogan di questa edizione era liberi di muoversi e luoghi in azione, però ne abbiamo aggiunto un altro. Vivi Città da Bolzano, abbiamo aperto alle 10 questa nostra diretta a Ragusa. Bene, stiamo per collegarci proprio con Ragusa, dove chiuderemo questa diretta Facebook. Grazie a Elena Fiorani, grazie a Francesca Spanò, a Massimo Tossini e a Federico Pasquali. Un saluto da Ivano Maiorella dalla direzione nazionale WISP e Ragusa può partire col suo collegamento. Sì, stiamo trasmettendo da Ragusa, un saluto a tutti, il tempo è quasi pioggia, disturbata dal vento la mattinata. Passo subito la parola a Massimo Iannucci, vice sindaco del comune di Ragusa. Buongiorno a tutti, siamo qui per la 34esima edizione del Vivi in Città, che si svolge in più di 41 città italiane, diremo la più grande corsa, diciamo, del mondo. Un ringraziamento va alla WISP, Contorino Siciliano, alla Estedino Topini, Mimmo Causarano, alla Federazione Atletica con Mauro Questella e in quell'organizzazione. Quindi diciamo una bella giornata di sport per tutti. Grazie Massimo, noi stiamo quasi completando gli ultimi arrivi, ecco che arrivano, abbiamo dovuto attendere e quindi ritardare l'avvio per motivi religiosi e quindi abbiamo dovuto ritardare un po' l'avvio, ma ancora continuano ad arrivare altri atleti in questa giornata così cupa e disturbata dal vento. Speriamo che la pioggia ci dia il tempo di completare la manifestazione. Grande affluenza, più di 200 partecipanti tra atleti, camminatori e podisti, e il grande entusiasmo naturalmente sempre messo dai ragusani per questa edizione di Vivi Città. Sta andando tutto bene, mi dispiace per l'inconveniente tecnico che c'è stato. Un saluto a tutti da Ragusa, grazie.